e prendi un po' di pop. E questo era MC Jerry su Radio Luna, il brano che è tratto da questo tuo album che si intitola Non è un gioco. Non è un gioco. E questo era invece il singolo Così potente. Così potente. Così potente che insomma ci hai detto è già andato molto bene anche nei circuiti nazionali. Grazie. Quindi su Italia 1. Questo talent show mi sembra un programma che va in onda a sera tarda. Sì, certo. È vero. Però insomma permette poi anche a tanti nuovi personaggi anche di mettersi in luce, in evidenza, perché non basta solamente internet, YouTube, non basta solamente sì, sì. MySpace, ma ci vuole anche un po' il supporto di questi grandi mass media. A proposito, ieri c'era X Factor in hanno eliminato onda. La ragazza. Cosa ne pensi di questi talent show, MC Jerry? Niente, io credo che c'è da lavorare ancora, mm-hmm. perché oggi con un microfono e con una voce discreta e andare in studio, spendere 500 euro mm-hmm. e fare una canzone, metterla su YouTube, creare mm-hmm. un video amatoriale, si è già cantanti. Devono esatto. dimenticare questa cosa. Esatto. Mi dispiace dirlo, ma lo devono dimenticare, perché talentuosi si nasce, mm-hmm. non si può diventare. Sì, beh, oggi un po' tutti hanno delle velleità, no? E poi attraverso anche il modo semplice di fare musica, che adesso c'è grazie ai computer, grazie anche ai costi che sono sicuramente ridotti, tutti credono di poter intraprendere una carriera di musica. È questo il vero problema, che oggi in casa hanno tutti da registrare, possono fare tutti le musiche. E questo è diventato un problema per l'editore, per le case discografiche, certo. è diventato un problema scegliere qual è quella di qualità, qual è, non è quella di qualità. A volte uno si crea un pezzo a casa e riesce a trovare una bella melodia, riesce a fare tutto, magari quello trova la BMG come certo. è uno che è andato in studio, ha speso dei soldi, magari dei soldi, parlo di 50-40 mila euro, non riesce a trovare nemmeno una produzione locale. Senti, i tuoi prossimi passi da qui allora, avanti? I miei prossimi passi a livello di tour abbiamo la Sardegna, mm-hmm. abbiamo Bologna, Ferrara, abbiamo Rimini, Riccione, la Svizzera. Con l'ombelico del mondo, sì, no? Sì. Nel periodo del Festival di Sanremo, tutte le attenzioni sono concentrate lì, tutti i personaggi del mondo, anche della discografia italiana, sono lì, quindi per farsi notare. Tutte le TV. Penso che sia tutto. Il posto giusto, no? Sì, io credo che lì nasca la musica in Italia, lì è una grande macchina per vendere, lì è una grande certo. vetrina, certo. e lì possono guardarti, possono vederti, ma non è che io spero quei 5 giorni, questo certo. sia ben chiaro, io spero solamente sulle mie forze. E per arrivare a questo punto, creare 150 brani inediti uh-huh. e avere un curriculum soddisfacente fino ad oggi, io credo che non sia da tutti certo. arrivare a questo punto. Certo. Va bene, io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo per le tue canzoni, per la tua carriera e speriamo di poterci sentire presto, magari quando sarà pubblicato proprio il tuo album Non è un gioco. Ok. D'accordo? E a presto sui grandi network. MC Jerry, una garanzia a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima. Grazie.